Di sana e robusta Costituzione. È stato questo il titolo del seminario pubblico di approfondimento sulle riforme costituzionali organizzato dalla CGIL Macerata. Come il Comitato Direttivo Nazionale ha espresso in un documento approvato all'unanimità una posizione particolarmente critica e negativa in merito a questa riforma, ha dato mandato a tutte le strutture di mettere in piedi delle iniziative per dare la possibilità ai cittadini di scegliere in maniera libera, senza condizionamenti di sorta. Ad intervenire due relatori d'eccezione, il professor Luca Baccelli, docente di filosofia del diritto all'Università di Camerino, e il professor Stefano Perri dell'Università di Macerata. Infine, le conclusioni affidate a Danilo Barbi della segreteria nazionale della CGIL, che ha ancora rimarcato le forti criticità della riforma. Sì, la nostra prima opinione è che bisogna innanzitutto discuterne nel merito. Da questo punto di vista critichiamo l'atteggiamento del governo, che invece ha voluto fare di una questione come la Costituzione, che è la casa comune degli italiani, quasi una questione di governo, e questo non lo troviamo sbagliato. Quindi abbiamo voluto innanzitutto dire nel merito cosa ne pensiamo. Noi diamo un giudizio critico, negativo delle attuali modifiche. Perché? Perché diciamo, il Senato delle Regioni non ha i poteri per fare il Senato delle Regioni, perché non vota mai le questioni che riguardano i poteri e le risorse di regioni e comuni, quindi non si capisce che Senato delle Autonomie possa essere. L'equilibrio Stato-Regioni del 2001 andava sicuramente cambiato, ma qui si passa da un estremo all'altro, da 19 materie concorrenti a zero, e alla fine si rischia di avere una centralizzazione delle politiche sul governo e sul Parlamento, uno svuotamento di tutte le regioni. Quindi qui si è passati da tanti governatori, che era un po' una cosa ridicola, a un solo governatore, diciamo il Presidente del Consiglio.